Saluto molto cordialmente tutti i presenti, in modo speciale le sue eccellenze, i vescovi presenti, i musei, la professoressa Maria Luisa Coppola, presidente del Consiglio Nazionale Italiano di Serra Cruz, i distinti membri del suddetto Consiglio, tutti saranno presenti. Ebbene, il tema che mi è stato affidato è molto semplice. E è quello che avete nel programma. Nuove sfide per l'umanesimo del terzo millennio. Il Serra Italia progetta il suo futuro. Ebbene, io avevo ridotto questo argomento a due parti fondamentali. Ometto assolutamente la prima, che è la più lunga, e mi limito a dire qualche cosa della seconda parte. Perché voglio che tutto sia fatto durante 15-20 minuti. Bene, allora, la via della storia dell'uomo nel campo dell'educazione. Spesso si nota nella pastorale vocazionale un scollamento tra iniziativa individuale e mentalità comunitaria, tra attrattiva e quadro di riferimento, tra proposte e ambiente. Alla radice di tale scollamento c'è la mancanza di una cultura vocazionale. Sullo sfondo delle grandi trasformazioni culturali oggi, pilotate e accelerate dalla globalizzazione, l'identità delle persone, dal maschile al femminile, e l'identità stessa della vita sacerdotale, va ripensata e ricompressa per individuare percorsi formativi adeguati nel campo dell'educazione. Davanti a tali questioni, dallo spessore storico-culturale polimorfo e dinamico, punto fondamentale è la formazione in famiglia, come nasce l'educazione, la formazione in famiglia, in chiesa, a scuola, nel tessuto sociale, soprattutto nell'attuale contesto europeo. Nella nostra esposizione ci limiteremo soltanto a praticamente indicare alcuni punti fondamentali. Primo, verso un nuovo umanesimo sovrano. Dal Concilio Vaticano II in poi, la vocazione è uno dei temi più dibattuti e studiati. L'azione di riflessione e di sviluppo ha concluso le chiese, ha portato le chiese alla collaborazione dottrinale, alla rielaborazione, al rinnovamento pastorale e alla revisione dei metodi. Il termine vocazione riferito negli anni passati quasi esclusivamente ai sacerdoti e ai religiosi ha oggi un'accezione teologica più vasta. Nello stesso tempo si è cercato una determinazione della sua definizione, delle sue componenti umane e divine, delle sue dimensioni teologiche, cristologiche e ecclesiali, delle sue modalità e forme, battesimale, ministeriale e religiosa. Va crescendo la coscienza ministeriale della Chiesa, con la scoperta sempre più chiara del diaconato permanente e degli altri ministeri in cui i laici esprimono la corresponsabilità nella missione della Chiesa. Si pensi, per esempio, al gran numero dei catechisti presenti nelle chiese dei cinque continenti. Secondo, la riflessione della Chiesa. In questi anni di crisi della Chiesa non si è posta mai in un atteggiamento di imperosa attesa. Tra l'altro, Giovanni Paolo II ha proposto una attenta e approfondita riflessione per chiarirne l'identità, riscoprirne la ricchezza e valorizzare la missione. Si sono avuti tre sinodi in cui i vescovi hanno riflettuto sulla vocazione dei fedeli laici, su quella sacerdotale e su quella della vocazione di vita consacrata. Il Papa, a conclusione dei sinodi su questa materia, ha proposto a tutta la Chiesa il frutto del lavoro di questi tre sinodi, nelle tre esortazioni post-sinodali,
Christi Deus laici, pastoris dava uovis e vite consacrata. Terzo, impegno dei sovrani. Dinanzi a una pastorale giovanile preoccupata, spesso di aggregare e ritenere buoni i nostri giovani, la crisi delle vocazioni il più delle volte chiede al Serra di riscoprire la gioia e la forza di presentare il Cristo provocante, non provocante, provocante, chiama. Il Cristo provocante, che chiama, che chiede non alcuni segmenti della vita e solo per alcune stagioni di resistenza, ma tutta la vita e per sempre. Non si può condividere quanto afferma a questo proposito, non si può non condividere quanto afferma a questo proposito il teologo Brambilla. Il caso delle vocazioni pone la questione della capacità educativa della Chiesa a una dedizione stabile della vocazione. Il clima di fede, sono parole di Brambilla, il clima di fede, di preghiera, di comunione nell'amore, di coraggio nell'annuncio, l'intensità della vita sacramentale fa della comunità credente un terreno adatto non solo al sbocciare le vocazioni particolari, ma anche alla creazione di una cultura vocazionale e di una disponibilità nei singoli per recepire la loro personale chiamata. La felicità vocazionale di una comunità credente è la prima e fondamentale condizione per il fiorire della vocazione nei singoli credenti, specie nei giovani. L'apostolato del Serra Clube si fonda sulla regione della fede. Come si sa, la vocazione nel senso completo che noi cristiani riconosciamo a questo termine è un mistero grande e fedele. È infatti Dio, Padre, Creatore Signore del cielo e della terra, che non con suo Figlio chiama ogni causa, ogni cosa all'esistenza. Ogni creatura diventa la vita, ogni essere spirituale alla conoscenza e all'amore di Lui. E chiama anche l'uomo a collaborare con Lui e con la vocazione, e collaborare con Lui per dominare e completare la creazione. E hai fatto poco meno, li hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di amore lo hai creato, gli hai dato il potere sulle opere delle tue mani. È Gesù che Salvatore ti chiama al suo regno, venite a me voi tutti, e chiama alcuni a partecipare più direttamente alla sua missione di salvezza, seguitemi, vi farò pescatori di uomini. È lo Spirito Santo che continua a far risuonare nell'intimo di ciascuno la chiamata più personale. Lo Spirito Santo che distribuendo a ciascuno i suoi doni come vuole, dispensa pure tra i fedeli di ogni ordine grazie speciali, con le quali le rende adatti e pronti ad assumersi varie opere e uffici per il bene della Chiesa del mondo. Passo ancora questo, passiamo subito a un altro tema, di generare una cultura vocazionale. Quest'opera di mediazione della comunità sovrana non sarebbe realmente efficace se non fosse preceduta da un impegno continuamente sollecitato dai sommi pontefici, cioè quello di generare una vera cultura vocazionale. Quello che manca. Una vera cultura vocazionale, con un'attenzione particolare, ma non esclusiva, al mondo giovanile. Occorre iniziare i giovani alla vita come risposta ad una vocazione e aiutarli a vedere e a vivere pienamente questa vocazione. Lo dice il Papa. Il Serra nel suo servizio preziosissimo alla Chiesa si deve riproporre di raggiungere questo duplice obiettivo.
contribuire a generare e diffondere sempre più una vera cultura vocazionale e sostenere le comunità cristiane nel loro impegno di annunciare con fiducia e coraggio il Vangelo della vocazione e accompagnare i giovani, soprattutto i giovani, perché scoprano e aderiscono senza timore e riserve al progetto di Dio sulla loro vita. Ecco alcune idee fondamentali sottratte a questo testo, che sono il fondamento, diciamo, quella base per quello che volevo dire. Le vocazioni sono il problema fondamentale del Serra Club. E loro sono ben consapevoli dell'importanza fondamentale che ha oggi nella Chiesa e nella società. Perciò il mio augurio è che Serra Club, fedele alla sua tradizione, continui a diffondere la teologia delle vocazioni, il vero senso della vocazione, quello significa la vocazione per l'uomo. Grazie.